Nonostante le rassicurazioni dell'EMA, che nella giornata di ieri ha dato il suo ok ad AstraZeneca, non cessano le preoccupazioni sul farmaco anti-Covid. Decisioni prese in tempi troppo stretti, commentano i cittadini di Torre del Greco, che ai nostri microfoni hanno così espresso le opinioni in merito. Oggi si riparte con le vaccinazioni di AstraZeneca, l'EMA ha dato il suo via libera, lei si sente rassicurato? Veramente ancora non sono sicuro se faccio o non faccio il vaccino. Quando arriverà il mio turno e tutte le cose andranno bene, ci penso. Lei ha già dato la sua adesione per la dose vaccinale? Sì, già l'ho fatto, sono già segnato, aspetto solamente la chiamata. Adesso con questa confusione che c'è, non sappiamo ancora che cosa dobbiamo fare. Quando l'EMA dice il vaccino AstraZeneca è sicuro, lei crede a questa cosa? Ma io ci credo, ma però è la televisione che fanno troppo confusione. Esce un medico e dice una cosa, esce un altro medico e ne dice un'altra. Medici negli ospedali che non si vogliono vaccinare, dice non vax, però noi siamo i cittadini e dobbiamo accettare quello che dicono loro. Se loro dicono è obbligatorio, allora dobbiamo farlo per forza. Se dicono no, allora ognuno può fare la sua scelta. Penso che sia buono, come hanno detto le autorità, non lo so. Però sono un po' incerta a farlo, veramente. Lei dovesse fare il vaccino, lei lo farebbe? Se è obbligatorio sì, ma se non è obbligatorio no. Ci vuole, altrimenti qua se l'epidemia non venisce mai. Non è preoccupato da queste morti sospette? Io sono convinto sempre del parere che se deve succedere, succederà. Ormai ci abbiamo un destino. Perciò a me non fa paura. Non mi sento rassicurata, ho praticamente rafforzato il mio sistema immunitario perché penso che sia la cosa migliore, nel senso che noi ce l'abbiamo, il vaccino ce l'abbiamo dentro di noi, è il nostro sistema immunitario, quindi io lavoro molto sul mio sistema immunitario che mi fa da vaccino, quindi queste cose proprio non mi interessano. E quando sarà il suo turno lei si vaccinerà? Sicuramente no, mi dispiace, però è così, la consapevolezza ti porta, bisogna essere consapevoli. Io lo vivo intensamente questa storia, che ho mia moglie che insegna, proprio rassicurato no. Diciamo che alla fine io ho seguito molto sia i programmi sia in televisione che hanno un po' più alla Commissione Europea, dove insomma alla fine non hanno detto se è sicuro o meno. Loro ti dicono, considerato 1000 casi, diciamo l'1% non fa storia, insomma questa è la cosa che a me, però di rassicurarsi, perché intanto in Inghilterra, io ho altri amici che hanno figli in Inghilterra, chi c'ha, mi dicevano che l'hanno fatto milioni e milioni, però la percentuale di persone che sono morte, e diceva che chi al limite aveva gli anticorpi poteva essere pericoloso, perché poi alla fine, insomma, ci sono varie storie, però le dico con molta onestà, senza essere, non sono molto convinto. Diciamo che sono non rassicurato. Sua moglie allora da insegnante ancora si deve vaccinare? Ma per il momento era tutto bloccato. Le colleghe sono state vaccinate, alcuni parenti, alcuni nipoti sono state vaccinate, però con molta paura, che non c'è il numero del lotto che è stato fatto, insomma, che si è parlato prima di lotti e no. Adesso aspettiamo una. Per giunto io oggi, domani faccio 65 anni e entrerò anche in quell'arco, però non subito. Che dovrà farsi poi eventualmente un ulteriore gol, però le dico con molta onestà, ma credo che non sono l'unico, che vedo molti non è rassicurante la cosa. Lei si sente rassicurata? Non a sufficienza, in realtà. Non basta una rassicurazione in pochi giorni, è tutto così veloce che non mi sento rassicurata a sufficienza. Neppure però saprei effettivamente, io non sono fra i prossimi che si devono vaccinare. Però appunto non saprei neanche che decisione potrei prendere nel caso fossi una dei prossimi a vaccinarsi. A preoccuparlo ovviamente sono le voci riguardanti queste presunte morti sospette. Certamente, ma più che questo, che diciamo rientra probabilmente anche nel rischio del vaccino, non so se in questa percentuale, però a preoccuparmi è la fretta con cui è stato messo a punto questo vaccino. D'altronde siamo in periodo di emergenza, quindi veramente non so cosa pensare. E crede che a questo punto ci possa essere un'accelerata nel piano di distribuzione? Credo proprio di sì, perché deve esserci in qualche modo
questo virus deve essere sconfitto e non so quale sia la strada giusta, probabilmente questa. In Israele ci sono riusciti, forse in America pare che ci stiano riuscendo, forse anche in Italia questa è la soluzione migliore.